assolutamente snobbato. Matteo Morandi, il punto di riferimento, l'uomo a questo punto più medagliato dopo Yuri Chechi agli anelli. Matteo Morandi è arrivato terzo al mondiale di Rotterdam del 2010 e purtroppo sempre un risultato positivo, quarto al mondiale di Tokyo di questo 2011. Poi fatemi sapere per favore dove è andato con tanto, eccolo lì, Matteo Angioletti, che è pronto per andare a catturare il suo compagno. Matteo... No, nostro compagno papà, chiamiamolo papà. Perché come sapete Matteo è padre di una bellissima figlia di nome Gaia, al quale non gli ha preso assolutamente i capelli perché lei ha i capelli come un cinese tutti sparati, mentre lui ha deciso di non curarli. Niente, di farne a meno. Di farne a meno. Un uomo essenziale, Matteo Morandi. Abbiamo sollevato da Maurizio Lievi, tecnico nazionale. La capovolta in rondine. Scusate, in orizzontale prima e poi in rondine. Una Kayama in croce. Oggi dovrebbe portare un elemento nuovo, che è uno Yamawaki raccolto. Ha girato un po' l'esercizio dallo scorso mondiale per far sì che sia più sicuro sia per il suo risultato che per la squadra. Sempre molto deciso nelle posizioni e ben tenute. Matteo Morandi in ginnasta alto 1,65 per 70 kg di dinamite. Eccolo qua. Finisce sì. Bene. C'è. Sì. C'è questo elemento, Mattia. Sì, c'è. Se giochiamo a un 2-3 stella, non lo vince lui.